addirittura il clacson e la luce. Lei evidenzia una perdita nella funzionalità della gamba, dell'anca, del braccio, della mano e della spalla sinistri. Apparentemente c'è un'incapacità a flettere dorsalmente il piede, il che la porterà a trascinarlo quando tenterà di camminare. Non ha perso la sensibilità del braccio o nella gamba, e questa è una buona cosa, ma c'è una perdita di motilità che dobbiamo affrontare subito, se non vogliamo che si instauri un'emiplegia spastica. Benché non avessi capito granché di quanto aveva detto il medico, pensai con poco io: questa sì che è una diagnosi utile. Ma poi, ubbidendo di nuovo al mio io, mi dissi: questo medico fa il saputello, un po' di istruzione, la laurea, e subito crede di essere superiore al paziente. Più tardi ebbi il primo e amaro impatto con la nuova realtà, quando mi portarono in camera una sedia a rotelle. Mia madre e la mia compagna mi aiutarono a mettermi sulla sedia e l'infermiera mi spiegò come adoperare la mano destra per spostare la sedia avanti e indietro. Poi mi lasciò per fare pratica. Mi disse: «Può andare fino alla finestra, in fondo al corridoio. È una bella giornata. Le farà bene scambiare quattro chiacchiere con gli altri pazienti». Una volta solo rimasi immobile sulla sedia a rotelle. Dopo qualche minuto, odiando la sedia e il mondo in generale, appoggiai la mano destra sulla ruota e mi detti una spinta. La sedia si spostò di poco in avanti. Mi fermai di colpo e pensai: se imparo a farlo bene, sarò condannato a farlo per il resto dei miei giorni. Io voglio camminare. Mi rifiuto di diventare prigioniero di questa sedia. Le lacrime cominciarono a scendermi giù per le guance. Non avevo più pianto dalla morte di mio padre. In breve imparai a manovrare la sedia a rotelle, quanto bastava per arrivare alla finestra. Da lì spaziavo con lo sguardo sul grande parco dell'ospedale e potevo intravedere persino la mia casa. Prima dell'incidente ero stato fortemente sensibile ai problemi generali dell'uomo, ma non trovavo nella cultura e nella religione il riscontro a certi miei principi. E non ritrovandoli, e non essendo capace di crearmi un'alternativa, anche ideologica, frutto della mente, avevo finito col negare tutto e cadere nel materialismo. Quando altri degenti cercavano d'attaccare discorso, io tagliavo corto. Cercavo in tutti i modi di distinguermi dagli infermi e dagli invalidi come me. Ero stato per tutta la vita un giovane molto attivo e non sopportavo di essere meno di quello che ero sempre stato. La mente mi dominava. Un giorno il fisioterapista mi portò un bastone speciale che aveva addirittura il clacson e la luce. Era di metallo lucente con un manico nero imbottito e terminava con una piccola piattaforma quadrata munita di quattro piedini metallici con puntali di gomma, il che gli dava una solida base su cui appoggiarsi. Anche se malvolentieri, mi esercitai col bastone finché non riuscii a fare una decina di passi. Mentalmente, però, non riuscii ad accettare quello strano aggeggio. Intanto, l'uso ostinato della mia mente, che aveva sempre rifiutato ogni prospettiva spirituale, cominciava a disgregarsi sotto la spinta di tutti quei mesi di dolore che, adesso lo so, non erano giunti a caso. Adesso cominciava a prendere luogo nella mia anima un discorso di tipo metafisico, forse mistico. Anche se il mio materialismo si era sempre giovato della nuova corrente scientifica che era stata creata negli ultimi decenni, mi ero accorto che la scienza non trovava mai posto per lo spirito, che poi era il suo padre naturale. Giunse infine il giorno in cui potei tornare a casa. Ero contento di lasciare l'ospedale, ma quando mia madre e la mia compagna vennero a prendermi, mi resi conto che andare a casa non era una faccenda così facile.
Non mi era permesso prendere un normale tassì. Mi ci voleva un'auto speciale per farci entrare la sedia a rotelle. Sulle prime la sola idea mi fece venire i brividi. Dopo molto tempo, però, mi accorsi che dare un'attribuzione negativa all'incidente che mi aveva ridotto così non era ciò che la legge di evoluzione esigeva da me. La mia inabilità diventava qualcosa di buono per le riflessioni che aveva acceso nel mio essere per aiutarmi a conoscere me stesso. A poco mi convinsi che la mia inabilità era una necessità evolutiva che mi aveva aiutato ad avere una visione più ampia di me stesso.